appunto tra poco andrà in onda la dottoressa Jo 3 con l'ultima puntata, ma a fare scalpore è una frase che crea mistero di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice svela scherzosamente: chissà se domani ci sarà ancora il nostro caffettuccio in questa trasmissione, sapete che il mio personaggio è finito in coma dopo un incidente. Barbara scherza col suo pubblico e intanto fornisce anche qualche simpatico aggiornamento della serie TV che la vede tornare protagonista a circa 20 anni dall'ultima puntata. La conduttrice poi racconta che nell'ultimo episodio della serie ci potrebbero essere delle svolte interessanti dal punto di vista sentimentale per il suo personaggio. Sicuramente ci attende una puntata scoppiettante con tanti colpi di scena e la possibilità di vedere qualche sorpresa non di poco conto. Il pubblico sui social network già si chiede se ci sarà una quarta stagione di cui al momento tutti un po' stanno parlando, ma sulla quale la D'Urso non si è ancora sbilanciata. Punto la trappola di Giovanna per Sergio. Punto cosa accadrà a Giovanna Basile nella quarta ed ultima puntata della dottoressa Jo? Riuscirà a salvarsi e a portare a termine il progetto per il centro di aiuto per le donne? A mettere i bastoni tra le ruote alla dottoressa sarà ancora Sergio Monti che, dopo l'incidente, scapperà. Le indagini, naturalmente, si concentreranno su di lui essendo il marito di Michela, la donna sulla cui morte la Basile sta ancora indagando. Jo, tuttavia, dopo essere uscita dal coma, troverà il modo per attirarlo nuovamente in ospedale. La trappola della Basile andrà a segno. Coinvolta nell'incidente in cui la Basile ha rischiato di perdere la vita potrebbe essere anche Anna Torre, la direttrice sanitaria che non ha mai avuto un buon rapporto con la Basile non condividendo il suo modo di fare il medico e il progetto della realizzazione del centro per le donne. Giorgia Basile in fin di vita, ma Zampelli, grande attesa per l'ultima puntata della dottoressa Jo. Questa sera, subito dopo Striscia la Notizia, su Canale, andrà in onda l'ultimo appuntamento della fiction interpretata da Barbara D'Urso che, all'inizio della puntata odierna di Pomeriggio 5, ha ricordato l'appuntamento ai fans svelando che la sua Giorgia Basile sarà in fin di vita alludendo, però, ad un'interessante evoluzione nel rapporto con il dottor Zampelli. In coma, Giorgia Basile si sveglierà, ma le sue condizioni non saranno ottimali. Giorgia, infatti, perderà la sensibilità del braccio e potrebbe non poter più operare. Ad aiutarla sarà proprio Zampelli. Dopo i contrasti che hanno avuto per una diversa visione della professione medica, i due riusciranno a trovare un punto d'incontro. Barbara D'Urso ha lasciato intuire che sarà così. L'appuntamento, dunque, è per questa sera. Giorgia si salverà. Il video anteprima della puntata di oggi della dottoressa Jo mostra le immagini subito successive all'incidente in cui la bella Giorgia Basile è rimasta coinvolta. Qualcuno ha cercato di ucciderla e mentre i suoi ragazzi le rimangono accanto nelle 12 ore più difficili della sua vita, Zampelli fa di tutto per aiutarla usando proprio la robotica. Al risveglio, però, Giorgia Basile si accorgerà che il suo braccio sembra non essere più sensibile agli stimoli e questo preoccupa tutti e non poco fino a quando proprio il bel dottore si siederà al suo fianco e le dirà è difficile entrare nella tua testa e lei risponde prontamente basta usare il cuore. Sicuramente la frase desterà nuove polemiche soprattutto in tutti coloro che affermano da tempo che non c'è molta differenza tra il suo personaggio e il suo ruolo da conduttrice. Il cambio di programmazione. La dottoressa Jo è giunta all'ultimo capitolo. Martedì 29 gennaio,
In prima serata su Canale 5, va in onda la quarta ed ultima puntata della fiction interpretata da Barbara D'Urso, tornata ad indossare, dopo anni, i panni della ginecologa Giovanna Basile. Il cambio di programmazione è stato deciso da Mediaset per permettere all'Isola dei Famosi 2019 di andare in onda domenica 3 febbraio invece del 7 per la settimana di Sanremo. Cosa accadrà, dunque, nell'ultima puntata della Dottoressa Jo? La ginecologa Giovanna Basile è in coma per un incidente. Riuscirà a salvarsi tornando ad operare? Cosa accadrà con il dottor Zampelli? L'ultima puntata della Dottoressa Jo promette grandi colpi di scena al pubblico, come ha svelato la stessa Barbara D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa lunedì 29 gennaio. Andiamo, dunque, a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni. La Dottoressa Jo, anticipazioni 29 gennaio, ultima puntata. L'incidente di Giovanna Basile sarà il punto principale intorno al quale ruoterà la trama della quarta ed ultima puntata della Dottoressa Jo. Dopo aver appreso delle indagini della polizia, Sergio Monti, il marito di Michela sulla quale la dottoressa continua ad indagare, tenterà di scappare. Inoltre pare che dietro l'incidente ci sia la mano di Anna Torre, la direttrice sanitaria che non ha mai avuto un buon rapporto con la Basile. Dopo essere stata in coma, la dottoressa Jo si risveglierà scoprendo, però, di aver perso la sensibilità al braccio sinistro. Un'amara scoperta per la dottoressa che rischia di non poter più operare. Per tornare ad essere quella di prima, la dottoressa dovrebbe sottoporsi ad un delicato intervento di chirurgia robotica. Nel frattempo, mentre Angela subirà le avances di un dirigente medico, Luca troverà finalmente il coraggio di ribellarsi al padre e si preparerà ad affrontare la sua prima operazione chirurgica. Giorgia e Zampelli insieme. Per la dottoressa Jo, le brutte notizie non finiranno. Decisa a fare luce non solo sulla morte di Michela, ma anche sull'incidente in seguito al quale ha rischiato di perdere la vita, Giovanna Basile riuscirà ad adescare Monti con una scusa il quale si recherà in ospedale dove si scaglierà proprio contro Jo. La Basile sarà fortemente in pericolo, ma a salvarla sarà il dottor Zampelli che riuscirà ad intervenire prima portandola in salvo. Sarà l'input che farà cambiare il rapporto tra Jo e Zampelli. Quest'ultimo ha sempre considerato la Basile come una donna piena di sé e orgogliosa con la quale non riesce ad andare d'accordo. L'episodio con Monti, però, darà il via ad una svolta definitiva, Jo e Zampelli, dunque, riusciranno finalmente a stare insieme. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.